Sarabanda, l'ultimo capolavoro del maestro dell'analisi psicologica e familiare, Ingmar Bergman. Sentimenti contrastanti, indifferenza e attaccamento morboso, conflitto fra padri e figli, coppie che si uniscono e si disfano al tempo stesso. Questi i temi di Sarabanda, che però alla fine si rivela un canto appassionato sul dolore per la mancanza di amore. Noi questo canto lo abbiamo vissuto e analizzato con il regista Massimo Luconi e la superba protagonista Giuliana Lo Iodice. E considerato il tema e l'atmosfera scandinava, è praticamente di rigore lanciare Sarabanda con la frase danese che sta diventando anche questa un must nel nostro programma, ovvero "Ei blot till list", non solo per il piacere, e che il teatro non sopravviva, ma viva. È scomparsa da più di 2 anni. Mamma è irrimediabilmente morta e sepolta. In questo periodo... Tu hai paura della morte? Penso spesso alla morte. Pensavo che il dolore sarebbe passato. A volte mi domando davvero... Lo odio! Come abbia fatto Anna a sopportarmi. Dove hai preso il tuo disprezzo? Non mi è mai piaciuto. Ma il tuo odio è così feroce. Vecchio porco. Non posso abbandonare Henry! Nessuno può lasciarmi! Credo di averlo amato immensamente. Ignoravo quell'amore. Sono diventato un invalido. Maledetto Johan. Forse ho fatto male a venire. Decidere di portare in scena ed interpretare Bergman e questo testo, tra l'altro Sarabanda, al giorno d'oggi sembra un atto di grande coraggio. Non coinvolgere Anna in questa storia, non nominare Anna con il tuo putrido becco. È stato difficile rendere soprattutto l'atmosfera di questo dramma, che è un coagulo proprio, un coagulo di passioni, di paure, di cose morbose e nello stesso tempo chiare, misteriose, ma nello stesso tempo rivelatrici. Vedo che ami Karin, ma vedo anche che la vincoli. Va bene che tu sia stato il suo maestro, ma lì passa un confine. Quando io non ci sarò più, quel confine diventerà vago. Per affrontare anche il tema della morte, quando al giorno d'oggi è quasi completamente rimosso o ridicolizzato questo tema e quindi non affrontato. È un problema che vi siete posto, ovviamente dal punto di vista interpretativo e ovviamente registico. Sono troppo piccolo per la mia angoscia. C'è una morte, sì, la morte è anche fisica, ma c'è una morte dei sentimenti. È terribile in una prima parte. Poi c'è una speranza molto forte. Tua madre era al mondo per renderlo meno insopportabile. Secondo voi perché stanno proliferando in un certo senso festival intorno ai temi della spiritualità e perché si avverte questo bisogno più che mai oggi? Attraverso la musica a volte riesco a farmene un'idea, come in Bach ad esempio. Spiritualità vuol dire interiorità, vuol dire attenzione. Vuol dire sacralità, il teatro c'ha questo aspetto di sacralità quasi sempre presente quando è buon teatro. Vuoi aggiungere qualcosa? No, noi siamo degli sciamani, noi portiamo sul palcoscenico una magia, un tramite, siamo portatori di parole, di messaggi di aiuto e di speranza, e quindi riempiamo il vuoto che si è venuto a creare, purtroppo non per colpa nostra certamente, ma per colpa di altri che vogliono approfittare di questo vuoto. Ah.